Gianni Colacione, al 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, la seconda parte del 39esimo congresso, qui a Roma all'Hotel Summit. Siamo in compagnia di Irene Testa, segretaria dell'Associazione Detenuti Ignoto, che si batte perché le carceri non siano ancora strumento di tortura. Irene, ci sono delle nuove iniziative? Sì, intanto lunedì avrà inizio uno sciopero della fame che coinvolgerà tutte le associazioni del mondo carcerario, i direttori delle carceri, i sindacati di polizia penitenziaria e nonché familiari dei detenuti e cittadini che, come nei mesi passati hanno fatto, insomma, hanno sostenuto queste iniziative proprio con uno sciopero della fame, ma anche, se ricordi bene, a Ferragosto con uno sciopero della sete. Noi abbiamo messo su, diciamo, per volontà di Marco Pannella, un coordinamento di associazioni, di sindacati, di direttori, le più importanti impegnate nel settore, ma anche di volontari, educatori, psicologi che magari non fanno capo a un'associazione, e ci vediamo, diciamo, costantemente una volta alla settimana, ogni due settimane, per cercare di mettere a punto delle iniziative, proprio perché non cali la tensione su questo tema, ma anche e soprattutto perché ultimamente, per quel poco che se ne parla quasi in una chiave di pietas, che invece noi ricordiamo che non è una questione di pietà, è una questione di diritti, è una questione di legalità, e soprattutto è necessario che il tema dell'amnistia riemerga diciamo, non soltanto tra noi che la evochiamo continuamente, ma che davvero le istituzioni, quindi il Parlamento, tenga in considerazione questo provvedimento. C'è da dire che anche il Presidente della Repubblica su questo fronte non ha fatto tantissimi, non ha suggerito, a mio avviso, come avrebbe dovuto invece al Parlamento, di impegnarsi. Ricordiamo le sue dichiarazioni, quali sono state? Beh, lui ha parlato di prepotente urgenza durante il convegno che abbiamo organizzato a fine luglio al Senato, ha parlato dell'orrore degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha sottolineato che certo le carceri vivono in una condizione di illegalità, però detto questo sono passati 5 mesi, la prepotente urgenza, se era prepotente 5 mesi fa, dovrebbe essere ancora più prepotente oggi, dove comunque ogni giorno si leggono notizie di suicidi, come sappiamo, di persone che si cucciono la bocca, di persone che incendiano le celle proprio ieri ad Ancona perché non ce la fanno più e manca il riscaldamento. Proprio l'altro giorno ho letto una dichiarazione di Rita Bernardini che mi ha, come dire, anche un po' impressionato, nel senso che certe cose magari le conosco, soprattutto perché con lei più di una volta mi è capitato di andare a visitare le carceri, eccetera. Ma raccontava di come durante questa visita in un istituto penitenziario ha assistito al prete che finalmente ha potuto dare l'ostia al detenuto, non attraverso le sbarre, quindi non attraverso la porta, ma così, insomma, da libero in qualche modo. E Rita raccontava che anche lei, insomma, ha accolto con sorpresa questa cosa, perché già tempo prima aveva assistito a detenuti che invece, perché avevano bisogno di un'iniezione, questa gli veniva fatta attraverso le grate, perché non c'era il personale che consentiva di prendere il detenuto, di portarlo in infermeria e di lasciare che ottenesse le cure necessarie, diciamo, in qualche modo. Quindi basta pensare alle umiliazioni che queste persone sono costrette a vivere, perché noi non è che diciamo viva i detenuti, liberi tutti, avete sbagliato, cioè non ave... no, noi diciamo che devono scontare la loro pena, siamo per la certezza della pena, però in una certa maniera, non certo in queste condizioni. Quindi
insomma, abbiamo tutte le intenzioni di proseguire con queste iniziative e appunto lunedì sarà il primo inizio, diciamo, con lo sciopero della fame, ma poi seguiranno altre iniziative che stiamo mettendo a punto e che saranno molto decisive, molto forti, saranno dei segnali importanti, quindi non solo noi radicali, ma anche i direttori, per esempio, che hanno già fatto delle proposte importanti. Quindi io credo che il Ministro della Giustizia, al quale chiederemo anche un incontro come associazioni, debba in qualche modo, seppur non di sua competenza, dare un provvedimento di amnistia, ha comunque il dovere di intervenire presso il Parlamento, anche perché finora le proposte che sono state fatte sono quelle di un braccialetto elettronico, che abbiamo visto non ha funzionato, c'erano gli accordi con Telecom, abbiamo pagato un sacco di soldi e alla fine si sono usati soltanto 10 braccialetti, si è parlato di misure alternative, ma ne parliamo da una vita di misure alternative, quindi finché non si mettono in testa che davvero serve un provvedimento costituzionale, perché l'amnistia non è altro che un provvedimento previsto dalla Costituzione, quindi non è che stiamo raccontando una parolaccia quando parliamo di amnistia. E quindi mi auguro, insomma, che si riesca ad ottenere perlomeno qualcosa di serio, insomma. In tutta questa specie di tsunami di emergenza economica, speriamo che i diritti umani qualcuno li prenda in considerazione in questo paese. Ma guarda, le cose sono strettamente poi collegate, perché è vero che parliamo di diritti umani, ma lì c'è anche un costo economico. Allora, sia sul fronte carceri, dove noi teniamo 70.000 persone in ozio dalla mattina alla sera senza consentirgli di lavorare, quindi comunque proprio da un punto di vista di economicità del carcere, il carcere è totalmente improduttivo, cioè questa gente la si prende e la si sbatte nella branta 22 ore al giorno, non lavorano, si devono far mantenere dalle famiglie che non hanno una lira spesso per poterli mantenere, mentre invece era stata fatta una buona legge, la Smuraglia, che consentiva ai detenuti di poter lavorare, agli imprenditori di assumere detenuti non pagando le aliquote assicurative e dando un contributo di 500 euro pro capite per ogni detenuto assunto all'imprenditore, quindi l'imprenditore con questa legge aveva un interesse in qualche modo ad assumere queste fasce deboli, queste categorie svantaggiate che erano i detenuti. Bene, la Smuraglia non è stata rifinanziata, quindi è chiaro che anche da quel punto di vista viene meno anche l'interesse di una possibilità di poter lavorare, perché se il detenuto potesse lavorare cosa accadrebbe? Accadrebbe che intanto potrebbe pagare il debito che ha nei confronti dello Stato, perché tu sai che ogni detenuto è tenuto a pagare il vitto e l'alloggio in carcere, cosa che nella maggior parte dei casi non accade, perché il detenuto, essendo nullatenente, non può pagare, mentre invece se gli si dà lo stipendio potrebbe pagare quella parte, avere un reddito da mettersi via per potersi pagare gli avvocati, per poter mantenere la famiglia, che spesso sono poi invece allo sbaraglio queste famiglie, ma anche da un punto di vista dei processi e quindi della giustizia. Se si mettesse mano ai processi, azzerando la situazione che non consente ai giudici di poter portare avanti altre cause, ma è tutto molto paralizzato, anche lì ci sarebbe un risparmio pazzesco. Quindi proprio su questo noi abbiamo intenzione di intervenire e anche lì stiamo organizzando un convegno per poter, di tipo economico, su quanto costa la giustizia penale, civile e carceraria, per poter trovare delle proposte e delle soluzioni da fornire in questo caso a un governo che certo è incentrato sull'economia, ma lo deve essere anche su questo versante, a mio avviso. Sì, questo delle carceri è un grande buco nero. Io ho un'analisi, volevo condividere con te. È come una specie di buco nero che si allarga, anzi che fagocita sempre più. All'inizio i radicali se ne occupavano e ci stavano le guardie carcerarie, che erano un po' a sé stanti. Poi anche loro sono state coinvolte in questa, sono state prese da questo cancro enorme. Poi si è allargato e ci sono anche i direttori di carceri, cioè è una cosa che si allarga sempre di più. Ho sentito parlare anche di qualche magistrato che lavora in condizioni atroci, che in qualche modo anche lui fa parte di questo grosso buco nero ed è più vittima che carnefice.
Beh sì, perché alla fine sono, come spesso diciamo e come spesso sottolinea Marco, è tutta la comunità penitenziaria sofferente, tutta, perché è ovvio lavorare in quelle condizioni dove un direttore di carcere si ritrova a dover levare il vetro dal corridoio per metterlo nella cella di un detenuto, perché deve scegliere se è meglio lasciare che gli spifferi entrino in corridoio o dentro la cella del detenuto, vuol dire che siamo proprio stiamo a livelli che non c'è il cibo per poter sfamare queste persone. Voglio dire, chi avrebbe, cioè pensa per esempio gli psicologi che vengono pagati, se non sbaglio, 17 euro all'ora gli psicologi, e fanno come orario, diciamo, una cosa tipo 30 ore al mese, che non sono nulla rispetto a quanti detenuti ci sono. Se consideriamo poi ancora che l'80% della popolazione carceraria soffre di disturbi psichiatrici e sono spesso soggetti psichiatrizzati quelli che stanno in carcere, perché l'80% in molti istituti prende psicofarmaci, non è che servirebbero 10, 3, che poi non ce n'è neanche uno, spesso trovi uno psicologo per istituto, uno psichiatra per istituto, ne servirebbero a fiumi di psicologi. Quindi voglio dire, siamo carenti su ogni punto di vista, cioè è proprio ma davvero da terzo mondo, cioè... Sì, poi qualcuno di noi si sente anche di commentare con una certa spocchia che esiste l'integralismo in Nord Africa e che non sono capaci, non si mettono la libertà e il rispetto dei diritti umani, e quando qua viviamo queste realtà. Irene, ti ringraziamo tanto di questa tua gentilezza che ci hai fatto intervistare. Manderemo tutto quanto su internet, ti faremo avere questa intervista. Auguri a tutti noi e auguri al Partito Radicale Internazionale. Grazie Gianni, grazie a te che sei sempre disponibile. Facciamo il possibile, una militanza anche questa. Va bene. Grazie, ciao. Ancora. Proseguimento. Grazie. Ciao.